Oggi ci troviamo in compagnia di Michele Panicali, noto pittore fanese, diplomato nel 1984 all'Istituto Apolloni di Fano. Andiamo a conoscere le sue opere. Michele, che cosa vediamo? Io comincio a pensare, buttar giù delle idee che poi possono rimanere dei disegni come tali, oppure in un futuro possono avere degli sviluppi, diventare dei quadri. In un quadro non è solo quello che tu vedi, il risultato finale, ma è la vita che hai passato dentro, e io ce ne passo molta. La sua è una pittura che descrive esperienze di vita. Parlo di me, però è anche delle cose che interessano tutti attraverso la mia visione. Come è nato il suo amore per l'arte? Credo che sia nato con me, nel senso che io ho avuto una bella infanzia, sono cresciuto nella natura, sono cresciuto leggendo e anche ascoltando delle storie, e poi dopo queste cose rimangono, e la mia parte di bambino cerco di portarla più avanti possibile. Tocco varie tematiche, però principalmente parlo di ambiente, del rapporto dell'uomo con la natura, ma anche di fatti che ascoltiamo tutti i giorni attraverso i telegiornali. Le cose che mi colpiscono è che mi fanno partire un'idea, perché ci vuole una buona idea per fare un buon quadro. Alle sue spalle abbiamo proprio un quadro attuale, ce lo descriva. È un quadro del 2016, il titolo è Christmas Tree 2015 ed è stato fatto in memoria degli attentati di Parigi. È un albero di Natale composto da questo cranio, moschea, con queste due figure mitologiche e queste radici su questo mondo completamente nero, perché quella volta era l'ISIS che preoccupava. Questa cosa l'ho sentita molto e l'ho voluta rappresentare. Prevalentemente mi piace lavorare ad olio e preferisco lavorare ad olio su tavola, perché la tavola mi consente di fare un buon disegno, però lavoro anche con altre cose, carboncino, con le matite, con i pastelli, con le crete, adesso recentemente con gli acrilici li sto usando dopo che ho fatto qualche murale. Sì. Realizza anche disegni in bianco e nero. Finora ho sempre lavorato con il colore, no? Però anche il colore si vede che è arrivato un punto di saturazione, ho sentito l'esigenza di fare dei lavori in bianco e nero. Avevo dei cartoncini e ho provato a fare dei lavori adoperando delle tecniche miste, con i pastelli, con gli acrilici, con le chine, e ho fatto questi lavori qua. Tipo questo qui che possiamo vedere è Soffio d'Est e parla di guerra, perché parla della centrale di Zaporizhia. Nel periodo in cui l'ho realizzato praticamente c'era la preoccupazione che questa centrale potesse creare dei problemi sia in Ucraina ma anche in Europa. Invece quelli colorati? Ce ne sono diversi e sono sempre degli insetti. Quello che amo fare è modificare le cose che noi tutti possiamo vedere e fartele vedere in un altro modo. Creare un qualcosa attraverso una cosa che esiste, però fartela vedere in un'altra maniera, come la vedo io, poterla mostrare agli altri. Questo è un quadro che ha fatto discutere. Ho sentito l'esigenza di rappresentarlo e ho adoperato addirittura gli acrilici per essere più veloce, perché pensavo che la guerra in realtà durasse poche settimane. Attraverso i social c'erano delle persone che lo descrivevano come una persona, cioè nel giusto, una persona, lo vedevano come un santo. E io ho detto, vabbè, allora se pensate che sia un santo ve lo faccio vedere. Che vorrebbe ringraziare. Grazie al professor Papagni, quando io facevo le medie, è che ho scelto di fare l'istituto d'arte. Ed ho trovato un mondo fantastico e vorrei andare avanti con le ultime tematiche, che sono quelle degli insetti, e ricominciare a lavorare. Buon lavoro e complimenti. Grazie, grazie molto. Grazie a voi che siete venuti a trovarmi.